Sto fuoco mi ha visto bruciare. Sogno pronto a diventare cinere. Sei visto a tradire un giuramento che stai per fare. Dottor Falcone, giuri ripetendo la formula di rito. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio compito. Possiamo comandare, Stefano. Ricordaci già cosa a Peppuccio. E tieni, prenda pure tu. Grazie, buon compleanno a voi. Ma chi fa? L'occhiale. Ora vi chiedo quei baffi. E ora chiedo chi anziano, vai. Ma chi ti? Sono salvo. Remi. Ma cosa aspettavo? Sai che da domani avrò la scorta. Addio libertà. Giovanni, attento! Giovanni, visto che da domani abbiamo la scorta, cerca di essere puntuale. È l'ultima serata di libertà. Ninni, e i verbali? Si è rotta la fotocopiatrice. Ancora? Ah, ma lo sai che hai ragione. Guarda, io faccio dei riscontri e scopro che quegli assegni sono stati accreditati sul conto di due miei imputati. Sai che ho scoperto che il processo di Paolo è un troncone del mio? Come sarebbe se mai è il tuo che è un troncone del mio? Vabbè, scavate e scoprirete che la cosca sono sempre più collegate. Sì, ma se non funziona la fotocopiatrice? Abbi fede. Senti, io faccio un saluto a Kenneth. Va bene, ti aspetto fuori. Ed è storto. Giovanni, vieni. Allora, com'è andato a New York? Che ti disse il grande Thomas Cash? Dice che da loro i più grossi spacciatori hanno fatto il grande salto. Ora si comprano le banche. Ah, per fortuna che da noi ancora si accontentano di usarla, va. Non ci possiamo lamentare, ti saluto. Giovanni. Sì. L'eccellenza Pizzillo mi ha mandato a chiamare. Ah, sì? E lo sai che mi ha detto? Voi dell'ufficio istruzione state rovinando l'economia palermitana. E tutte queste indagini che state facendo nelle banche, per mezzo della Guardia di Finanza, la dovete finire. È impossibile, guardi che la cosa è già avviata. Ne riparleremo. Intanto mi fermi Falcone. Me lo deve caricare di processetti. Ma tanti, tanti. Perché qui rischiamo di scoperchiare pentole che non vanno scoperchiate. Non che altri magistrati non lo facciano. Lo fanno, ma nei tempi e nei modi giusti. Mi scusi, Pizzillo. Queste pentole che non devono essere scoperchiate sono i rapporti fra imprenditori, massoneria e mafia. Insomma, è uscito lo scoperto. Mm. A che faccia fece quando gli diceste della massoneria? Muzzecato da tarantola! Questa volta, stranamente, il funerale era poco affollato. Però i salvo vi chiamo. I salvo, vabbè, allora... Si fermò la macchina.
si fecero signora Croce. E io clic, clic, clic. Ah, che pretendi? I salvo sono peggio delle anguille. Sgusciano da tutte le parti. Ma chi ne incastra quelli? Nini. Ma questo non è tutto inserirlo. Questo qua. Eccolo qua. Un momento di silenzio. Dobbiamo essere onorati che oggi, fra di noi, ci sia il ministro Ruffini. Da domani bisognerà dire agli amici e agli amici degli amici che bisognerà sostenere questo galantuomo. Io dico, tu sei latitante da un anno e te ne vai in giro per funerali. Attenti che in Serillo ce lo troviamo al bar a prendere l'aperitivo con noi. Non tenere, perché tu caffè? Non posso perdere i miei amici. Ah, vai, però chiamami. Documenti non ne ha, però aveva 4 milioni. Ho trovato pure questi, vedi? C'è scritto Casso Nuovo. Tu che dici, lui? Questo non è Casso Nuovo. Casso Nuovo l'ho interrogato io l'anno scorso, avrà 60 anni. Comunque, Montana, cerca di rintracciarlo. D'accordo. Senti, ho trovato pure questo. Una cosa da fare è controllare l'indirizzo che sta su. Cespa. Sì, non te ne ho mai parlato, è una società edilizia. E l'amministratore è l'ingegner Lopresti. Uno pulito su Lopresti. Infatti, i Salvo lo usano come prestanome. Ha sposato una loro cugina. È ovvio che fai mettere il telefono di Lopresti sotto controllo. Ovvio. Pronto? Una chiamata dal Brasile. Pronto, signora Lopresti? Sì. Pronto? Buonasera, signora. C'è suo marito? No, mi dispiace, Ignazio non c'è. Con chi parlo? Roberto. Roberto chi? Mi può fare una cortesia? Sì, mi dica. Gli dice se domani sera lo posso chiamare a quest'ora. Roberto. Questo Roberto Pronto. Telefona in continuazione Pronto. Dal Brasile. Pronto. Ma è possibile che non si riesca a capire chi è? È un bel mistero. Buonasera, signor Roberto. Come stai? Io bene, grazie. E lei come sta? Bene, bene. Ma... La vita. La vita è una cosa tremenda, signor Roberto. Lo so. Stiamo impazzendo qua. La cosa più crudele che esista a questo mondo è che non c'è ritorno. Già. Ah, dimmi una cosa. Posso parlare con il fratello? Ma lo sappiamo se c'è. E dov'è? Ah, non lo sai. Santo, non lo vedo ormai da 20 giorni. Forse c'è, ma non c'è la certezza. Ah, ho Santo. Capito. Troppo che si tente, uno non sa più a chi deve dare retta, a chi deve seguire. Sì, sì. Paolo? Ah, Giovanni, dimmi. Ma vuoi controllare se uno dei fratelli in Serillo si chiama Santo? Allora. Giuseppe, Pietro, Tommaso. Tommaso. Santo, c'è. Santo. Contento? Grazie. Ah, non ti meravigliare, eh? Ma è arrivata la nuova fotocopiatrice. Sì, sì. Solo che si sono dimenticati di spedirci la carta. Beh, è normale, no? Ciao. Comunque io ritorno a telefonare per 3 o 4 giorni. Senti, Ninni, secondo me questo Santo, scomparso subito dopo la morte di Zerillo, non può essere che suo fratello. Spegni, va. E secondo te chi è questo Nino? Giovanni. È Nino Salvo. Allora, la famiglia in Serillo viene massacrata. E Nino Salvo, viceré della Sicilia, si preoccupa. Perché? E perché vuol far rientrare Roberto dal Brasile, clandestinamente? Fa una cosa.
Mette Zucchetto alle costole di Nino Salvo. Oggi ne hanno ammazzati 7. Ve l'ho detto, siamo in piena guerra. Io devo scappare, sì. Vi aspettano in procura. Ciao, Giovanni. Non appartiene anche alla famiglia Badalamenti. Partiva per una crociera. Mi pareva che stava scappando. Ma c'era pure il cugino Ignazio? No, era solo. Ah, poi ho saputo un paio di cose. La prima è che saltò il matrimonio della figlia di Nino Salvo, che era già tutto pronto con i regali, le bomboniere, gli invitati. Ah. E la seconda è che il cugino Ignazio si è visto con l'oppresso in una località segreta, a Salemi. E con scappo, così nasconde. Meno male che sono incensurati. Edizione dell'ora! Capito il cognato di Nino Salvo? Fermo un po', fermo un po'. Forse ma chi l'ha data la notizia? Ultimissime! Rapito il cognato di Nino Salvo! Ingegnere Lopresti forse ucciso! Dai, scendi, prendi una copia. Caso di Lupara Bianca! Guarda un po' se ci sono sviluppi sulla polemica della chiesa. Già, Raugio in piccio. Ecco qua. Nino Salvo! Ingegnere Lopresti forse ucciso! Ora! Ultima edizione! Il generale dalla chiesa vola da Palermo a Roma per spingere il ministro a conferirgli i poteri antimafia che gli sono stati promessi. Ma ce la darà una mano sto prefetto? Testa tagliata, famiglia decapitata. Gli Inzerillo massacrati sono 21, i Badalamenti 11, i Bontate decimati. Una mattanza di queste dimensioni, di questa ferocia, non si era mai vista. Ho trovato il fascicolo. Questo è Marchese, pupillo di Bontate, assassinato a Lucerbone. E si capisce perché i Salvo scappano. Secondo Prima Luce, i Salvo sperano che arrivi dal Brasile un pezzo da 90. A mettere pace. Prima Luce? Sì, Prima Luce. Un informatore... Roberto, fa preparare l'auto. Va bene. Capitano, lei che dice? Per delitti politici. Navighiamo nel buio, Disturbo? Ci mancherebbe. Buongiorno. Vedo che le mappe vanno avanti, Mi piacerebbe dargli un'occhiata. Un'altra volta, magari. Buon lavoro, buongiorno. Giovanni, ha chiesto? Un dottore, meno ne parliamo. È meglio per tutti. Dove eravamo rimasti? I delitti politici. Che dice, non si dà pace che è scomparso il fascicolo riguardante l'incontro fra Piersanti e Mattarella e il ministro, avvenuto a Roma. Ma torniamo a noi. Noi sappiamo che questo informatore, questo Prima Luce, è venuto a conoscenza che i Salvo vogliono far venire dal Brasile un pezzo da 90. Un certo Roberto. Chi è questo Roberto? Nini, pensaci tu. Scappuzzate, Mario, presti Filippo. Dai, smetto, vai dietro, vai, dai, 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 dai.
Grande, ci mangerà il fegato. Oggi va tutto storto. Prima Lucia non ci sa dire niente di Roberto. Questi ci scappano tra le mani. Che figura ci facciamo con Falcone? Lillo, ma che è, cari? Quindi quelli mi hanno visto. Come io conosco loro, loro conoscono me. Quando facevo servizio nella zona, loro erano già latitanti. Io ci ho parlato con il padre, il nonno di Presti Filippo, il cugino di Scarpuzzetta. Quindi sono un uomo morto. No, tranquillo, non ti succede niente. Se solo ne becchiamo uno di quelli, Lillo. Dai. La vecchia continuava. Allora ne daremo venerdì, eh? Va bene. Io Dio mio, tornaste finalmente. E intanto un figlio, che dov'era? Stava scappando da un barcone da cucina. Ma pensa un po'. A proposito, quella persona si è fatta più vedere? No. L'ultima volta ha visto Ida. Ah, sì? E dove? Stomo! Ma onde vai? Che la somiglianza è impressionante. Sì, dall'identikit sembra proprio Presti Filippo. L'abbiamo fatto con l'aiuto del maresciallo, che quella mattina si è trovato per caso a via Carini e ha visto passare un giovane su una moto. Sì, ma non mi venire a raccontare che sono sue. O come quelle di killer come lui, le mani segrete che hanno fatto sparire i documenti dalla cassaforte del generale. Perché c'è qualcuno che lo sostiene? Nenni. Noi non riusciamo ancora a capire chi è stato il primo ad entrare nella casa del generale. Chi ha preso la chiave della cassaforte? Forse due agenti che dicevano di cercare le lenzuola per coprire i cadaveri. Non sappiamo neanche i nomi. Certo è che nella cassaforte abbiamo trovato soltanto una scatola vuota. La relazione di servizio. Posso dare un'occhiata? Sì, come no. Un po' laconica. L'ho fatta riscrivere. La figura di prima. E poi è stata vista una Renault rossa fuggire dal posto dove hanno incendiato le macchine del comando. Lillo, ma tu non hai una Renault rossa? Ma lo sapete quante Renault rosse ci sono a Palermo? Ma che state dicendo? Comunque, se mi lasciate un po' di tempo, c'hai una certa cosa più in mano. Una pista. Allora andiamo? Allora, il fascicolo 721, va bene? Scendiamo da Giovanni, ci sono grandi novità. Veramente aspetto delle telefonate. Vi raggiungo dopo. Va bene. Mamma mia! E se non arriva prima la mafia, un bel cancro da fumatori, non ce lo toglie proprio nessuno. Io apro la finestra. Sì, ma non vorrei che al primo mafioso che passa gli venisse qualche idea. Ah, mi rendo conto. E qui è riunito il fiore dell'antimafia. Siediti, va. No, stavamo dicendo che per l'attentato al generale dalla chiesa, dalle perizie viene fuori che sono stati usati due Kalashnikov. Ecco, uno è stato usato anche... Dove hai messo la...
per il danneggiamento. Ecco qua, Paolo, alla gioielleria Contino. Visto che questo Kalashnikov non l'avevano mai usato prima, l'hanno voluto provare sulle vetrine blindate. Infatti, sì, dalla gioielleria non manca niente. Certo, sempre con la stessa arma, che è questa, hanno ucciso dalla chiesa e prima in Zerillo. Al quale, guarda caso, era appena arrivata la nuova Alfa. Ma blindata. Poi hanno tentato di uccidere Contorno, hanno ucciso Ferlito, molto probabilmente anche Bontade. L'altro Kalashnikov, ecco qua, è stato usato sicuramente nell'omicidio Ferlito. Beh, in sostanza, entrambi i Kalashnikov usati dalla chiesa sono stati usati per Ferlito. E uno di essi, inoltre, ha ammazzato Bontade in Cerillo e per poco non ha ammazzato anche Contorno. Beh, insomma, ci siamo. Meriti diversi, armi uguali e stessi mandanti. I mandanti sono gli stessi. È come se ogni singolo processo fosse come il troncone di un unico grande processo, no? Quindi il lavoro successivo dovrebbe essere il lavoro congiunto. È un bel passo avanti, però. Sai, pensavo una cosa. Perché la mafia vincente ammazza anche la moglie di Dalla Chiesa? In fondo, ammazzando una donna, hanno violato per la prima volta un tabù. Forse perché lei conosceva tutti i suoi segreti. Niente da dire. Giovanni, è so altro che io... Guarda che se allude al terzo livello, sono d'accordo anche su quello. Scusami, Rocco, io non sono d'accordo sul fatto di parlarne in pubblico. Corriamo rischi. E loro si perfezionano nel depistaggio. E così, secondo te, io dovrei far finta di credere che Mattarella, Dalla Chiesa, La Torre davano fastidio solo alla mafia? Certo, a cadaveri eccellenti corrispondono mandanti eccellenti. Beh, ti saluto. Aspetta. Chiude sta porta. Senti, Giovanni, sono giorni e giorni che mi chiedo perché Giovanni si tiene in casa sua le carte processuali in copia e in originale. Perché Giovanni si incontra con personaggi, magistrati, poliziotti, in stretto riservo? Guarda, è semplice, io non mi fido di nessuno. E riguardo agli incontri, incontrerei anche il diavolo, se questo fosse utile al mio lavoro, naturalmente. Va bene. Diciamo che a volte l'intelligenza rende più duttili del necessario. Buonanotte, Rock. Buonanotte. Hai l'aria stanca. Vatti a riposare. C'è un filo rosso che lega i grandi delitti. Un unico progetto politico. Se non mi avessero ritornato il corpo, mi sarei fatta una ragione. L'avrei seppellito nella tomba di famiglia. La domenica gli avrei portato i fiori, insieme con le bambine. E invece chissà che cosa gli hanno fatto. Il mio marito, lo sapete, era un ingegnere. Costruiva le seconde case. La Palermo 2 l'avete vista, no? È una specie di città. Ora io dico, senza l'aiuto dei cugini Salvo e degli amici, avrebbe mai costruita questa città di seconde case? Signora, chi erano questi uomini che permettevano ai Salvo, diciamo amici anzi, sì, che permettevano qualunque impresa? Non lo so. Io posso solo dirvi che quel Roberto, quello che telefonava sempre dal Brasile, è Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi. È arrivata poco fa. Non è la solita velina. Fonti riservate ci fanno sapere che si prepara un attentato a un giudice. Giovanni, stavolta si parla di un'autobomba telecomandata. Non dire niente agli altri.
La cosa con molta probabilità riguarda solo noi due. Tu comunque parte lo stesso, io farò attenzione. No, tu stai, aspetta. Due in un colpo solo sarebbe un po' troppo. Papà Arcuri ti viene a riprendere. Mi raccomando col cinese. Stringe per l'estradizione. C'è l'onorevole Lima. Giudice, mi dispiace doverlo dire, ma qua dentro, nell'ufficio istruzione, si lavora sempre meno per la giustizia e sempre più contro la democrazia cristiana. Lei sa che macchina potrebbero usare per un'autobomba? Non lo so. Dipende da quanto ciotolo ci mettono. Ci conferma di essere andato a Zurigo dal 2 al 24 aprile 82, che i pagamenti della droga avvenivano in Svizzera. Mi dà quelle foto, colonnello. E buona parte del denaro veniva consegnato dai siciliani. Questi due le conosce? Sì, sono loro. Noi stare in Mercedes. Sono sicuro che quei dollari venire da Banca di Lugano. Perché ne è sicuro? Perché i mazzetti dei dollari erano dentro le fasce della Banca di Lugano. Questo è Roberto? Non è Roberto, che ho detto. Non c'è dubbio che questa indagine svolta con prefetto Emanuele Di Francesco. Pronto. Dottore, che c'è? Che nici, c'è stato un attentato? Come? Telefoni alla procura. Sì. Hanno ammazzato Rocco, una bomba. Ma che dici? Non è possibile. Hanno ammazzato Rocco, una bomba. Nella strage hanno perso la vita il magistrato Rocco Chinnici, due carabinieri e il portiere dello stabile dove abitava il giudice ucciso. Rabbia, sdegno, protesta. Palermo si ribella a questa logica del terrore. Cittadini di ogni condizione depongono fiori sul luogo dell'attentato in omaggio al magistrato che si era sempre battuto a viso aperto contro la mafia. Ecco, però c'è una cosa su cui lei non è mai stato preciso, cioè il trasporto. Come veniva effettuato? Avanti! Con navi siciliane? Con... Io non sapere. Telex from Italy. Ah. Un telex? Ma che dici? Qui nessuno ti ha mandato niente, anzi... Anzi, eravamo incerti se avvertirti o no su questa... su questa cosa spaventosa che è successa. Non volevamo angosciarti. Perché? Che è successo? Hanno ammazzato Rocco, una strage. Sei tu? Non alla parte. Mister Falcone? Mister Falcone? Giovanni, sei tu? Meno male. Hai saputo che cosa orribile. Io non ci posso credere. Ma
Francesco, ma che lavoro è il mio? Che lavoro è? Capisci che è disumano, ma come si può arrivare a concepire? Vedi, il primo impulso è quello di partire, quello di essere vicino a Rocco. L'ultima volta, sì. E non posso partire perché mi è arrivato un telex qui. Ma strano, ambiguo, nessuno l'ha spedito. C'è scritto di tornare a Palermo col primo volo. Ho parlato con Paolo, mi dice che di non muovermi, che potrebbe essere una trappola per me. Tu non venire, Giovanni. Lo porto io a Rocco, un saluto da parte tua. Non venire. Si accomodi, consigliere. Dalla morte di Chinnici qui non è entrato nessuno. Grazie, grazie. Permette? Prego. Dovrei prendere alcune cose di papà. Prego, prego. Mi scusi, non mi sono ancora presentato. So chi è. Lei ha preso il posto di mio padre. Perché ha chiesto di venire? Non ha paura di morire a Palermo? Vede, a 63 anni bisogna essersi abituati all'idea della morte. La morte di Rocco, e l'avrei capito anche dalle telefonate, e dopo la morte di Rocco siamo bloccati. Nina, vorrei dirti subito una cosa. Io al Palazzo di Giustizia posso contare solo su pochi amici, e questo vale anche per te. Noi potremo contare solo su pochi amici. Quando si saprà cosa in testa, quei pochi amici saranno ancora di meno. Paolo, Capornetto vuol fare un pull antimafia, come fecero a noi. Sì, Caselli, Calogio. Durante il terrorismo. Vabbè, ma secondo te, Chinnici, che cosa stava preparando prima di essere ammazzato? Allora tu preferivi che da Roma ci mandavano un insabbiatore, uno qualsiasi. No, scusa, ma se tu mi avessi annunciato che un dottore è stato allontanato dal servizio invece di essere promosso, allora questa sì che era una grande notizia, no? Mi piacesse, scordatelo. Dai, ti prego, raggiungimi l'ufficio. Ah, ma gli altri che dicono? Finalmente era ora. Ci occuperemo solo de mafia. E solo noi. Cristo. Certo che diventa difficile ammazzarci a tutti quanti assieme. Metti che ammazzano prima te, intanto io andavo. No, il primo che ammazza ne guarda. Allora, facetemi capire. Spiegate che succede. Hanno formato un nuovo gruppo di lavoro. E così finirà l'isolamento di Giuseppe. E meno male. Ma anche sulla collaborazione. L'avete saputo, no? Che c'è? L'attentato a Chinnici si poteva evitare. Alla Criminal Post ci sono telefonate registrate di un libanese che avvisava di un'autobomba. Allora che fai? È un informatore tuo, no? Perciò lo chiami e lo interroghi. La soffiata chi l'ha fatta? Mi dici che sono due di Michele Greco? Benissimo. Allora li arresti e li metti sotto torchio. E invece loro che cosa hanno fatto? Niente. Avete capito? Niente. Ma ti sembra a te. In realtà con quel niente hanno fatto molto. Ma in un'altra direzione. Intanto te l'hanno fatto sapere con la solita velina. Ad arretta alle veline uno passa la vita clandestino. Ma comunque per la morte di Rocco non motivo in più per continuare. Sì? Sì, va bene. E Gerasci, è pronto per partire. Partire? Brasile. Buscetta. Allora, Buscetta, lei è disposta a parlare con i giudici italiani? Però non basterà una nottata intera, dottore Falcone. Soprattutto perché penso ha capito che ho rispetto, considerazione per lui. Io, se devo essere sincero, tutto questo rispetto, tutta questa considerazione non li sento. Ma lo sai come lo hanno arrestato? Tu parli del cadavere della ragazzina trovata sepolta nel giardino, drogata e con un colpo di pistola dietro la nuca. Lo so, ma qui le considerazioni da fare sono altre. Voglio dire, lui è disposto a parlare. La mafia sa tutto di noi. Forse anche che in questo momento siamo qua. E noi che sappiamo? Vincenzo, questa è una svolta. Io l'avverto, signor giudice. Io parlerò. Lei diventerà una celebrità. Ma cercheranno di distruggerla professionalmente e fisicamente.
Non dimentichi che il conto che lei ha aperto con Cosa Nostra si potrà chiudere in un modo solo. Con la morte. La guerra di mafia, quindi, era la guerra dei corleonesi, guidati da Totò Riina. Ma dopo l'arresto di Ligio, e chi lo poteva fermare più, questo traditore sanguinario? E i mafiosi tradizionali, come me, come Bontade, Badalamenti, che si opponevano all'uccisione di politici, magistrati, carabinieri. Iddu Bontade era abituato a risolvere i problemi utilizzando tutti i contatti che aveva in tutti i campi. E ne aveva, dottor Falcone, mi creda, ne aveva. Se ci dico che i segreti di Sindona erano piuma a confronto di quelli di Bontade, lei mi capisce. Eh? Allora, stamattina cominciamo di brutto. Chi è il capo della cupola di Palermo? Michele Greco, famiglia Ciaculli, detto il Papa. Ecco, mi spiego una cosa. Michele Greco, un capo, da solo può ordinare l'assassinio di un magistrato come Rocco Chinnici? Nessun omicidio si può fare senza l'assenso della famiglia, del territorio in cui deve essere eseguito, ma per i fatti di sangue più gravi si riunisce la cupola al completo, dici. C'è però una regola non scritta ma assoluta di Cosa Nostra. Le decisioni della cupola devono essere eseguite a tutti i costi, pena la morte. Cioè lei sta dicendo che l'attività di Cosa Nostra in Sicilia, in Italia, in tutto il mondo, è conducibile ai suoi capi? È questo che mi sta dicendo? Così è. Qui non ci sono più dubbi. Cosa Nostra è un'organizzazione unitaria e verticistica. Ah, se permette lo dico io. Poi dice che è democratico. Vabbè, Giovanni, domani invece di A dirò ba. Certo che questo Buscetta ci ha fatto un grande regalo. Se penso che non avevamo neanche la certezza che la mafia si chiama Cosa Nostra. Alla base dell'organizzazione c'è la famiglia, in cui si distinguono gli uomini d'onore e i soldati. Al di sopra della famiglia c'è la commissione o cupola, presieduta da un capo. Ma scusi, per i delitti politici, La Torre, Mattarella, Dalla Chiesa, delitti eccellenti, possibile che la mafia non prevedesse una reazione dello Stato? Ma per i delitti più gravi la cupola valuta i pro e i contro. Sì, certo. Allora intendiamoci, voglio dire, con l'assassinio del generale Dalla Chiesa lo Stato si trova praticamente costretto a varare la legge La Torre, d'accordo? Ora, nella legge La Torre esiste un articolo, che è il 416 bis, che non è certo una passeggiata per la mafia. Beh, ma il generale aveva sfidato Cosa Nostra. Ma per carità, il povero generale aveva le mani legate. Se la mafia dovesse uccidere tutte le persone che la sfidano a parole, questo paese sarebbe un cimitero. Senta, Puscetta, a me interessa capire quali sono le valutazioni che fa la cupola quando decide un delitto eccellente come quello del generale Dalla Chiesa. Diciamo che ci poteva essere una convergenza di interessi. E fra chi? Diciamo che il generale non era ingombrante solo per Cosa Nostra. Chi erano quei politici? O quel politico? Per il quale il generale Dalla Chiesa era diventato ingombrante. Non lo sa?
o non me lo vuol dire? Vada la mente, non me lo disse. Col rapporto che c'era fra voi due? Buscetta. Buscetta, non dica sciocchezze. Vede, non mi piace come fa. Perché le dice. Non dice, parla, non parla. Li conosce i nomi di questi politici? Li conosce, sì o no? E allora li dica. Fosse anche il presidente del Consiglio, il ministro degli esteri, il presidente della regione. Lei questi nomi me li deve fare. Altrimenti il terzo livello resta un'invenzione del povero Rocco Chinnici. No, non mi interessa lavorare così. Non mi interessa, io me ne vado. No, dottor Falcone, sì, si fermi, si calmi e si accomodi. Prego. Io di politica non ne parlo. E glielo dissi fin dal primo momento. Non ci sono le condizioni giuste. E poi anche se faccio i nomi. L'ho fatto noi il nome della talpa alla mobile. Kid, l'amico degli amici. O dottore. Passatemi Falcone. Ma insomma, quanto ne avete per finire questi mandati? Stai calmo. Nino, c'è Cassarà che aspetta. Digli che 366 mandati non si fanno in 5 minuti. È quello di Badalamenti. Volante 5 a via Oreto. La 6 manda alla via Maqueda. Volante 6 a via Maqueda. È tutto sotto controllo. Per 8 ore okay. Nessuno può uscire da Palermo. Milano, Frosinone, tutto ok. Roma. A Roma ne hanno prese 4. Se ci fosse Rocco, chissà come sarebbe contento. Sai che stavo pensando la stessa cosa? Cassero. Indovinate quanti ne abbiamo presi? Quanti? 150. 150 ne abbiamo presi, Giovanni. Ignazio e Nino Salvo sono uomini d'onore della famiglia di Salemi. E come tali mi furono presentati da Stefano Bontate quando venni a Palermo nel 1980. Mi risulta che hanno rapporti diretti con notissimi parlamentari. Quali? Mi riservo di fare i nomi. Con Nino però mi vedevo anche a Roma. Mi ricordo quella volta a casa di Pippo Calò all'Eur. Nino mi disse che un parlamentare che non vedevo da tempo mi voleva incontrare. Chi era il parlamentare? Non mi ricordo. Ma come non si ricorda? Buscetta, allora, voglio dire, se doveva rivederlo, vuol dire che lo conosceva. Ma perché non me lo vuol dire? Signor giudice, D'accordo, ritorniamo ai Salvo. Poi Nino Salvo ci ospitò, ci mise a disposizione la sua villa sul mare. Ah, che posto meraviglioso. Stavamo così in pace, così felici, che quasi non ci credevamo. Il cenone di Capodanno ci fu portato dal vicino Hotel Zaccarella, di proprietà dei Salvo. Alla Zaccarella, Cosa Nostra era di casa. Riunioni, banchetti. È lì che Scarpuzzetta tagliò il braccio al figlio di Totò Inzerillo, che andava dicendo di voler vendicare il padre. Buscetta, ci pensi un attimo. Ciancimino non è più sindaco di Palermo. Persino la Democrazia Cristiana in qualche modo ha preso le distanze da lui. Perfino Lima. Io di Ciancimino sapevo quello che era sulla bocca di tutti. Poi un giorno fu Pippo Calò. Io ero ospite a casa sua, a Roma. Ma sì, apre bene le orecchie.
Per il risanamento di Palermo hanno stanziato 1.000 miliardi. 1.000 miliardi? 1.000 miliardi di appalti. Aspettano solo a chi se li prende. E con Gengimino in mano ce li prendiamo noi. Ci hanno fottuto, sono tutti in rinone alla mobile. Don Vito, apra, sono io. Don Vito, si svegli, per favore. Che c'è? Non è possibile. Non è possibile. Oddio, mi sento male. Non posso venire. Mi sento troppo male. Don Vito. Lei è Salvo Antonino, detto Nino? Vedi fino a quale punto sono arrivate. Sì, sono io. È salvo, è salvo. Per favore, per favore. Già vedo il titolo. Violati i santuari della mafia. Senta, Cencimino, deve fare uno sforzo, voglio dire, deve cercare di non sentirsi male. Vede, i procedimenti contro di lei da 4 sono diventati 10. Tenga, avvocato. Allora, cosa può dirci delle 2.500 licenze edilizie rilasciate mentre lei era sindaco di Palermo, in gran parte dei prestanome? A proposito, come giustifica l'abbattimento di Villa dell'Iella, di altre costruzioni Liberty, al posto delle quali sono sorti casermoni di cemento? Vede, io non sapevo che ci fossero dei vincoli. Io, sindaco del Sacco di Palermo, lo nego. Io sono stato un buon amministratore. Io ho creato lavoro per migliaia di persone. Faccio vedere una cosa. Questa è la fotocopia di un assegno firmato da lei e intestato a Michele Pozza, mafioso italo-canadese, ucciso davanti a una pizzeria a Montreal. Io mi sento male. La prego, parli lei. Avvocato, mi chiami un dottore. Io mi sento male. Allora, signor Salvo, come ci può spiegare il fatto che lei e suo cugino eravate alleati di due famiglie nemiche durante la guerra di mafia? Questo non è di Cosa Nostra, non si è visto mai. Eppure siete ancora vivi e più ricchi e rispettati di prima. Da una parte bontà di inserirlo Buscetta, dall'altra di Greco Di Ciaculli, alleati dei Corleonesi vincenti. E poi in mezzo lì. Beh, questi Greco forse in qualche battuta di caccia li abbiamo incontrati. O forse in qualche festa. Non mi ricordo, non so. Vede, da questi assegni, i vostri assegni circolari, si direbbe il contrario. Perché? Cioè, si spiegano anzi dei rapporti molto concreti. Assegno di 300 milioni, 19, 12, 80. 386 milioni, 1, 2, 82. Questo addirittura di 400 milioni, 3.383, intestato ad Andrea Notaro, cognato di Michele Greco. Prego, avvocato, legga. Beh, non ricordo sinceramente, però forse di prestito si trattava. Mi viene da sorridere, mi scusi, perché lei prima ci ha detto di averli conosciuti appena, questi Greco, poi di non conoscerli affatto e poi da 1 miliardo di prestito, capisce? Miliardo che non è mai ritornato indietro, non c'è traccia di restituzione. Tommaso Buscetta, mai visto, mai conosciuto. Io e mio cugino l'ho sempre rimproverato per avergli dato ospitalità quando era latitante. Diciamolo, questa è un'infame montatura per screditare la famiglia dei Salvo.
Voi ci perseguitate perché siamo militanti della Democrazia Cristiana. Vecchia storia. La sinistra, con la scusa della mafia, ha sempre cercato di colpire la DC. Noi, quando Giulio Andreotti viene in Sicilia, siamo felici di fare il nostro dovere, che è quello di accompagnarlo, lui e Lima. Perché nessun italiano, nessun siciliano ha fatto quello che hanno fatto loro per la nostra isola. Quello che hanno fatto soprattutto per voi. Non è un caso che la DC avesse il potere di darvi in appalto le esattorie comunali in Sicilia con un guadagno, una percentuale doppia rispetto a quello del resto dell'Italia. Deve sapere, signor giudice, che mentre che ero a Roma, mi ammazzarono un poco dei parenti. Gente che non c'entrava niente. Gente lavoratore. Gente che non era né di cosa nostra né di niente. Mi ammazzarono così, per farmi paura. E allora io ho deciso. Voglio ammazzare questo Pippo Calò. Perché proprio lui? Primo, perché disse che a bontà voleva ammazzare a Totò Riita. E così, che è un vigliacco sanguinario, ha avuto una scusa per ammazzare a bontate. Ora io volevo sì vendicare a bontate, ma doveva essere anche il segnale per i colleonesi. Idem massacravano gli amici miei, e io. Ecco, ma lo sa descrivere un po' questo Rin? Ma che ci posso dire? Era più corto di mia, una faccia tonna di melanzane. Quando lo vedevo io, era ancora più grasso. Chi capite, bello, per tenere lisci. Questa folla qui, cosa le dici? Mio giudice, ma con questa quando lo so fare? Ci fosse ancora vivo il povero Zucchietto, lei qualche fotografia buona ce l'avesse. Vieni. Roberto. Ma che ci fai qui? Ma non eri in ferie? E che ti lascio solo adesso? Ma quando ho saputo di Montana, che dovevo fare? Però adesso li troviamo questi animali, eh? E stiamo attenti a te. Non bastano 10 anni per avere uno come Beppe Montana. Oh, sono venuto come ero. La valigia me la farò mandare. E fanno? Beh, andiamo a mangiare qualcosa a casa mia. Laura, lei. Finalmente, ci sono novità. Ah, niente di nuovo. Senti, se hai qualcosa da mangiare? Vieni sicuro. Sì, sì, oggi vengo, sì. C'è anche Antiochia. Ah, bene. Ma tra quanto vieni? Pochi minuti, tempo di arrivare. Allora non metto a letto la bambina. Controlla bene il cortile prima che arrivo, come al solito. Sì. Ciao. Pronto? Va bene. Adesso viene papà, eh?
Che altro succede? La soffiata da carcere. Preparano un altro attentato. Come facevano a sapere che Cassarà pranzava a casa? Non lo faceva da giorni e giorni. È un caso che abbia telefonato. Sola. Ci stanno ammazzando tutti i nostri migliori collaboratori. Ci stanno scavando la terra sotto i piedi. C'è una strategia, Paolo. Arrivano! Ben arrivati. Lucia, dove vai? Aspetta. Lucia. Lucia, fermati. Ma papà, tu lo sapevi che era la mia prima festa. Siamo dovuti scappare come laci. Questo posto è orribile. Sì, Lucia, io lo so. Lo so che cosa senti, ma... Ma se ci succede qualcosa, mia Giovanni, eh? Lo sai, noi siamo venuti qui per finire il nostro lavoro. Guarda, ti prometto che qualche volta ti ci porto io a fare il bagno. Sì, con le guardie dietro. Lucia, che c'è? Paolo. Che succede? Giovanni, ma perché a noi si può chiedere qualsiasi sacrificio?
Perché ci deportano? Perché qua noi siamo dei deportati in questo posto, per finire il nostro lavoro. Ma tanto non riusciremo mai a finirlo. Forse ha ragione chi dice che questo è un processo elefantiaco. E intanto Irina, Santa Paola, Provenzano continuano a fare quello che vogliono e non riusciamo a prenderli. Mi vuoi spiegare perché un latitante come Rina può far partorire la moglie nella migliore clinica di Palermo, eh? Ma ti pare una cosa da poco che gente come Marchese e Madonia e Calò stiano in prigione? Sembra quasi un miracolo. No, un miracolo sarà riuscire a tenerceli dentro. E poi fa un caldo da semoreco. E ripigli tuo fazzoletto, asciugate. Andiamo, via, andiamocene, va. Paolo. Avete letto, scusate. Quasi quasi tra mafia e politica non esistono contatti. Vabbè, può non esagerare. Ma come? Ma perché tu non sei cazzato? Ma scusa, noi riscontriamo, anzi documentiamo livelli di complicità tra mafia, politica e affari. Hai visto che cosa scrivono loro? Guarda. Ecco. Casi sporadici e occasionali. Che facciamo? Eh? Che facciamo? Apriamo una vertenza con la procura un momento prima di andare in aula? E lui? È lui. Ah, ecco Gerasci. Vediamo che cosa ci racconta. Ah, siete qui. Paolo, te ne sei scordato. Hai ragione, andiamo subito. Ho capito. È il punto mafia politica che vi ha fatto incazzare, eh? No, Vincenzo, noi siamo state ragionevoli. Questo ce lo devi concedere. Abbiamo stralciato i delitti politici. Tutta la storia di Michele Sindona, coi servizi segreti, la massoneria, i cavalieri di Catania, la loggia P2, ma noi l'abbiamo appena sfierata. E gli aspetti che abbiamo lasciato in ombra del delitto dalla Chiesa? A un certo momento, voi dalla procura, ci dovete venire incontro o no? Ma guardate, se fosse per me o per Ayala, l'addizione e complicità tra mafia e politica, nonché, come dite voi, il retroterra di segreti e inquietanti collegamenti, va benissimo. È il capo. Vabbè. Ne parliamo per strada, eh? La porta... Ho trovato. Che altro c'è? Sentite, Gerasci forse ha avuto il colpo di genio e già al capo gli va bene. E cioè? Contiguità. Contiguità? Sì. Contiguità tra mafia e politica al posto dei complicità. Ma! No, no, va bene. Per ora va bene. Poi... Sì, diamo tempo al tempo. Io sono convinto che fra 2 anni la parola complicità andrà bene a tutti. Pure a Roma. Per questo processo, con 476 imputati di delitti mafiosi, è un evento storico che non ha precedenti, è stata attrezzata appositamente all'interno del carcere del Luciardone un'aula bunker con muri di cemento e porte blindate. È rigidamente sorvegliata da 3.000 agenti che presidiano tutta la zona. Da una parte, chiusi nelle gabbie, i Mamma Santissima che hanno terrorizzato per decenni la Sicilia. Dall'altra, una doppia giuria, membri effettivi e giurati di riserva qualora ci fossero defezioni tra i primi. Tuttavia, i giudici istruttori aggiungono che permangono tremendi segreti ancora inesplorati, soprattutto a riguardo dei delitti politici Reina, Mattarella e La Torre. Altro buco nero, i legami tra le cosche e le logge massoniche, un rapporto che passa attraverso Pippo Calò, colui che è ritenuto il cassiere della mafia. Boschè, tu mi vuoi rovinare? Quale prove hai? Ma perché non fai il nome? No, il nome lo devi fare tu. Signor Presidente, desidero fare pubblica dichiarazione. Nella primavera del 70, Boschè mi venne a fare delle proposte perché erano interessati a un colpo di Stato in Italia. Un colpo militare. Io ci dissi... Non sogno tanto interessato. Non ci vivo bene. E perché avevano mandato da lei Buscetta e Salvatore Greco Cicchitetto? Si interessavano direttamente gli americani. Buscetta faceva parte dei servizi segreti. Era confidente dei servizi segreti. Ah.
Venga, Calderone. Sono io. Sono Falcone. S'accomodi. S'accomodi, venga. Aiutatemi! Aiutatemi! Datemi aiuto! Datemi aiuto, madre mia! Madre mia! Aiutatemi! Già nel 77, bontate. Suo cognato era un massone noto. Voleva creare una speciale loggia coperta, riservata ai pezzi grossi mafiosi. Dovevamo entrare pure noi. Mio fratello diceva che una loggia coperta è l'ideale per mafiosi, magistrati, imprenditori, politici che vogliono scambiarsi dei favori. Favori? Che tipo di favori? Signor giudice, che fa? Ma vuole sfottere? Basta domandarsi qual è il potere di cui dispone la mafia. Il potere del denaro. La gran massa dei piccioli che la mafia muove in ogni parte del mondo e che può praticamente prestare a un tasso, diciamo, dimezzato. Sì. Il potere finanziario. O c'è qualcos'altro? Signor giudice, il più importante, il potere punitivo. Nino, Calderone sta andando come un treno. Ho l'impressione che al terzo livello questa volta gli facciamo vedere i sorci verdi. Solo che bisogna inchiodare Costanzo con l'associazione di stampo mafioso. Col 416 bis? Non è facile. Lo so, ci vuole un'idea. Tutti di questi tempi si stanno facendo venire le idee. Fa freddo stasera. Sai chi mi ha convocato oggi nel suo ufficio? Scommetto che voleva sapere se ci sono procedimenti in corso contro politici. Appunto. Solo che col segreto d'ufficio non potevo dirgli nulla. Che c'è? Che è? Nino, che c'è? No, niente, niente. Questo Calderone ci sta facendo trottare a tutti. Ti prendo un bicchiere d'acqua. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Palermo, prima sezione, condanna Lucchese Giuseppe, Montalto Salvatore, Spadaro Francesco e Sinagra Antonio alla pena dell'ergastolo e all'IRE 10 milioni di multa ciascuno. Condanna inoltre alla pena dell'ergastolo e all'IRE 200 milioni di multa. Colpita la cupola di Cosa Nostra. I giudici hanno creduto a Buscetta. Questa mattina, nell'aula bunker del Lucciardone, la Corte d'Assise di Palermo ha emesso contro la mafia una sentenza che non si esita a definire storica. Finalmente, lo Stato ha dato una risposta decisa all'arrogante... Francesco, hai visto? La TV esulta. Meno male che ci sei tu a dire che la mafia è più forte di prima. Sì, ma io vorrei sapere tu che cosa ne pensi. Giovanni, basta guardare quelle facce nelle gabbie. Ma chi può credere che quelli lì sono i mandanti dei grandi delitti? Ma almeno il passato non morte. Tieni, Leccio. Si incrina schieramento a tuo favore, stop. Contattaci al più presto. Come vedi, non è detto che io prenda così facilmente il posto di Caponnetto. Pronto? Meli, sei tu? Sì, ma che ora è? Che succede? Ascoltami bene, non c'è un momento da perdere. Devi presentare la domanda per consigliere e ritirare quella che hai fatto per la presidenza del tribunale. Ma che te piglia? Ci messa una vita a parravarci. Meli, lo sai, non parlo solo a nome mio. Sei l'unico che a Palermo può sbarrare la strada a Falcone. A Falcone? Scommetto che non li lasci neppure alla scorta quei Bersoni. Comunque sta tranquillo, penso che Geraci ci dà il suo appoggio. Senti, io ho preparato una lista qui con un po' di nomi, quelli sicuri li ho messi appena, gli altri mattina, non lo so. Pure Abate favorevole. Giovanni, ciao. Ciao, Lucia. Ciao, papà. Ciao. Dai, sbrigati, che perdiamo il vaporetto.
E anche tu, Giovanni? Figurati, magari. Dai, vieni. Posso? Ma sì, insomma, più o meno mi sembra. Ma sì, io ci dovremmo essere. Senti, allora ci viene a Favignana. Ma c'ho da fare a Palermo, figurati. Fiammetta! Hai avuto coraggio a fare figlia? Io non lo so, sempre. Sento che prima o poi mi ammazzano. Qui a Marsala c'era un tizio, un certo Cordaro, ma molto più giovane di noi. Beh, un giorno scivolato dalle scale, ha battuto la testa ed è morto. Prima o poi tutti quanti dobbiamo morire. Ma perché ti sei fatto trasferire? Lo sai benissimo. Sì, lo so, mi dici di tua figlia che ha dei problemi. La lotta nel Trapanese che non l'ha mai fatta nessuno. Che bisogna decentrare il pool e compagnia bella. Ma secondo me la verità tu non me l'hai mai voluta dire. Insomma, me ne sono andato perché non sopportavo più il tuo cattivo carattere. Tu sei troppo accentratore. E poi, Giovanni, papà? Due galle in un pollaio. Ciao. Falcone è stato il migliore di tutti noi e io ascrivo al mio esaltante e irripetibile privilegio quello di aver lavorato insieme nel momento in cui le strade di Palermo erano lastricate di morti. Giovanni Falcone ha scritto pagine di riscatto civile nel libro della storia non solo giudiziaria del nostro paese. Falcone ce l'ha fatta. Abbiamo Falcone. Le doti eccezionali di Falcone, la stima, i nostri personali rapporti mi indurrebbero a preferirlo nella scelta, se non fosse di ostacolo la personalità del suo concorrente, Antonino Meli. Antonino Meli ha 16 anni di anzianità più di Falcone ed è stato deportato in un campo di concentramento in Germania, sopravvivendo a stenti indicibili. Propongo quindi la nomina di Antonino Meli. Io mi chiedo come potrete spiegare al paese che Giovanni Falcone ha tanti di quei meriti da non poter dirigere l'ufficio istruzione. Se ricordo bene, quando si trattò di scegliere Borsellino per la procura di Marsala, contravvenendo al criterio dell'anzianità, Geraci, proprio lui, disse che si trattava di dare un segnale per lottare a fondo contro la mafia. E allora vi chiedo, perché ora non bisogna eleggere Falcone? Falcone ha ottenuto 10 voti, Meli 14. Decisive le astensioni. La procedura. Falcone, un commento, per favore. Non faccio commenti, si continua a lavorare come sempre. Grazie. Io e Nino Salvo aspettammo l'onorevole Lima nell'ufficio romano dell'impresa. E quando entrò, lo accogliemmo con il rispetto che gli era dovuto. Invece io ero emozionato, signor giudice, perché conoscevo la sua fama di politico vicino agli uomini d'onore. Entrammo nel vivo della questione. Bisognava trasferire da Catania il vicequestore. Si era proprio fissato contro di noi Calderone. Mio fratello, come capo famiglia, era continuamente sotto pressione. E Lima che disse? Promise di intervenire sul menestero. Parlamentare da lei rivisto a Roma con Nino Salvo, parlamentare di cui si riservava di fare il nome, era per caso l'onorevole Lima? Io parlerò dei rapporti mafia politica solo quando i tempi saranno maturi. Ma la smetta di fare il paladino dello Stato, non è cosa che le compete, non è suo compito. Semmai è il mio compito. Ma per carità, Buscetta, lei è ridicolo. Ma come, dottor Falcone? Lei mi dovrebbe ringraziare. Io invece mi insulto. Fa me piacere.
Ma come non l'ha capito? Se lei è qui, ancora vivo, lo deve al fatto che io non dico tutta la verità che conosco. Buongiorno. Ma che? Ti sei tagliato la barba? Ah sì, basta col cliché del giudice comunista. Però, dottore, sta bene. Grazie. Giovanni, ma che sarà? Che cosa? Sarà uno scontro o un incontro? Tu che dici? Allora, veniamo a noi. Al processo 1817. Appunto. Caponnetto, prima di partire, lo ha assegnato a noi del pool. E mi pare comprensibile. Perché nel processo 1817 vi sono riuniti tutti i filoni investigativi non conclusi del Maxi. Poi c'è il processo Calderone e... Caro Falcone, parliamo subito chiaro. Ora qua ci sono io. E non è affatto casuale. Chiarissimo, signor consigliere. Il pool non solo risponde a criteri di efficienza investigativa, ma anche ad esigenze di tutela... Oh, finalmente è tornato. ...e sicurezza personale dei magistrati. Si è rivelato, si è smascherato, si è assegnato il 1817. Cristo, tutti i processi di Cosa Nostra. E non è finita. Ha deciso di assegnare a noi del pool i processi ordinari, i processetti. E ai giudici estranei i processi di mafia, perché dice che tutti devono saper fare di tutto. Ci porta 10 anni indietro. Scusa, Guardate, noi di lettere ne possiamo scrivere anche 20. Ma non dobbiamo fargli la guerra. Noi dobbiamo scendere a patti. Giovà, non sono d'accordo. Scusami. Se noi riusciamo, è un'idea, faccio un'ipotesi, a farci assegnare per delega il 1817, forse potremmo aggirare l'ostacolo. Per me Giovanni ha ragione. Sì, intanto se ci carica di processetti voglio vedere dove troviamo il tempo. Poi anche se ci ammazziamo di lavoro sarà lui in ultimo a decidere, da solo. Non solo le rispedisca indietro a se stesso, ma solleverò pure la questione dal conflitto territoriale. Così ci penserà la Cassazione a stabilire, sangue di Giuda, se le cosche operano autonomamente o collegate e commissionate dalla cosiddetta cupola, come pontificava il vostro Buscetta. Ma ti rendi conto? Gatti me l'ha rimandata indietro per la seconda volta. Non l'ha neanche aperta. Ma insomma, Giove, che cosa si deve fare? No. Lui sa benissimo che cosa fare, perché è già inoltrato in Cassazione il conflitto di competenza territoriale. Già, io lo aspetto alla prima sezione, presieduta. Cioè, ci hanno cucinato bene bene. I giudici svizzeri sono in arrivo. Ben arrivato, tutto bene? Prego, da questa parte. Ma sei solo? Dai, come sono gli svizzeri, subito al lavoro. Verranno domani. Noi il bagno lo facciamo lo stesso, vero? Non è giornata oggi, Francesca. Che è successo? Che hai? Tieni. All'ultima del corvo. Il capo della polizia e i vertici della Criminal Pol permettono al pentito contorno di venire in Sicilia dagli Stati Uniti per stanare e uccidere i suoi nemici corleonesi. Questo per favorire la cattura di Totò Riina. Il successo dell'operazione interessava Falcone nel momento in cui si discute la sua nomina a procuratore aggiunto di Palermo. Ma questa è la più infamante. Ma è così chiaro lo scopo di screditare te, il pool? Vedi, sono arrivate 40.000 lettere all'antimafia, anonime. E nessuno ne ha mai parlato. Quelle del corvo finiscono direttamente in prima pagina. Io vorrei capire chi c'è dietro. Dottore Falcone! Che c'è? È una dimenticanza. O qualche cosa di peggio. Non toccate niente. Non toccate niente. Avvisate la centrale. Comunica che c'è una borsa sospetta. Serve un artificiere. Pronto, centrale? Thank you.
legno! Una bomba. Ma com'è successo? Com'è successo? Com'è arrivata quella roba lì? Ve lo spiegate? Eh? In quanti siete? Quattro. E nessuno ha visto niente? Ma che minchia guardate? Codice 15 emergenza, convergete sulla Taura. Ripeto, codice 15 emergenza, convergete sulla Taura. Nessun natante individuato nella zona nord, passo. Controllata zona ovest a Taura, nulla da segnalare, passo e chiudo. Me l'aspettavo, era nell'aria. E quando l'avrebbero messa? C'è sempre la vigilanza tra gli scogli, anche di notte. Chi ha messo quella bomba fra gli scogli sapeva che a quest'ora io avrei fatto un bagno coi colleghi svizzeri. Una talpa. Che cosa c'entrano gli svizzeri? Sono venuti qui a Palermo per chiedermi alcune informazioni, per verificare certe loro indagini. Vede, Francesca, nel riciclaggio del denaro, nelle banche svizzere, non ci sono solo i miliardi della mafia, i miliardi dei colletti bianchi. C'è qualcosa che va oltre, che riguarda il nostro sistema politico. Qualcosa di nuovo che loro hanno scoperto. Cioè? Giovanni, cosa c'è dietro di loro? Dottore! Che c'è? Dottore Falcone! Dottore Falcone! È piena di esplosivo! Sarebbe stato un assaggio! Controllare le ville vicine, individuare possibili testimoni! Pronto? Giudice Falcone. Buonasera, presidente. E Andreotti? Ho saputo proprio adesso, è terribile. Non sembra neanche vero. Però meno male che non c'è stato un disastro, sono veramente contento. Lei sa la stima che le portiamo e quanto apprezziamo il suo lavoro. Aspetti, c'è qui Vitalone, vuole congratularsi anche lui. Caro Falcone, gli uomini fortunati si vedono nelle disgrazie. Non è così? Beh, non so se è il caso di parlare di fortuna. Sta parlando con Falcone, ha avuto un attentato. Attentato? Che tipo di attentato? Che ne diresti di fare un salto a Roma? Domani va bene. Va bene, allora ci vediamo domani nel mio ufficio. D'accordo, grazie. Ora ti soffio la regina. Non me ne ero accorto. Mia. Cosa c'è? Vedo una cosa terribile. Il cavaliere laggiù che gioca a scacchi. Lo vedo anch'io e non capisco che cosa ci sia di tanto terribile. Ma non vedi con chi gioca? E con chi è? Con la morte. Tocca a te, Antonius Bloch. Hai perso interesse alla partita. Perso interesse? Per niente. Ti vedo preoccupato. Di che si tratta? Ha telefonato mamma. Niente. Che ha detto? E che ha detto? Mi dà da cena. È vero. Che dici? Perché vedi sempre questo film? Non lo so, è la partita a scacchi. Che... Il cavaliere ha perso. Ti devo dare una notizia. Ha perso. Ti voglio dire una cosa. Dietro la mossa che hanno fatto oggi, dietro la mossa degli esplosivi, ci sono menti raffinatissime. Altro che mafia. Buongiorno, Gianmarco. Buongiorno. Non hai idea del casino. C'è perfino chi dice che la bomba te la sei messa da solo, dato che la mafia non sbaglia mai. Pure questo dicono di me. Si insinua che così il posto di procuratore aggiunto non te lo leva nessuno. Ti meravigli? Dopo Meli e le lettere del corpo. Giovanni, ma perché non ce ne andiamo via da questo maledetto posto? Guarda, io parlo con i colleghi svizzeri e poi sparisco. E dove vai? Non te lo dico, non lo dico a nessuno, neppure a Francesca. Voglio starmene da solo, riprendere fiato. Sono anni che parliamo di talpe. Non mi voglio sentire ingombrante come il generale della chiesa. Dottore Falcone, dottore, mi scusi. Dovrei farle un paio di domande. Una serie e l'altra un po' meno. Cominciamo da quella meno seria. Cos'è questa storia dell'attentato? Il giudice Falcone è stato eletto procuratore aggiunto all'unanimità.
Gli altri quattro concorrenti, pur avendo tutti maggiore anzianità di Falcone, hanno ritirato la loro candidatura, rendendo così più facile la strada a un magistrato dagli altissimi impareggiabili meriti, a uno dei più autorevoli e validi interpreti della lotta alla mafia. Ah, dottoressa, ha visto? Finalmente una bella notizia. Certo. Mio marito ha finito. Sta interrogando Mannoia. Eccole. Francesca. Dove andiamo a festeggiare la mia nomina? Io veramente non ho molta voglia di festeggiare. Giovanni, ma a te pare normale quello che è successo? Questi prima ti danno addosso e poi ti eleggono procuratore all'unanimità. Non lo so, non hanno cambiato idea. Non lo so. Forse tu non mi dici la verità. Ma perché non reagisci? Prima la bomba alla Daura, che ti saresti messo da solo. Poi le menzogne del corvo. E adesso questa storia che tu avresti mollato il terzo livello per essere eletto. Giovanni, ma cosa aspetti a smentire? Amore, la calunnia si smentisce da sola. Dopo la stangata della sentenza, dottor Rina mi disse di stare tranquilli. E promise ai boss che il giudice Carnevale... Carnevale? Sì, Carnevale. Avrebbe annullato l'istruttoria del processone. Per vizi di forma, capisce? Vede, Mannoia, si può dire quello che si vuole dalla prima sezione della Cassazione, del giudice Carnevale, ma non è questo il problema. Il problema è un altro. Dottore. Maggi. Anche sua sorella Vincenza e sua zia Lucia. Ma l'hai saputo di quelle tre donne o no? Certo che l'ho saputo. Beh, non sembrava. Senti, che dovrei fare? Dimmelo. Forse era meglio dirlo subito a Mannoia e a tutti gli altri pentiti. Tenete la bocca chiusa sui politici. Guarda che io sono sconvolto, Francesca. Io mi chiedo se veramente il lavoro che sto facendo serve a qualcosa. C'è un dossier su Lima, decine e decine di pagine, da anni. Vede se è successo niente. Certo. Finché Andreotti continuerà a dire non cercate scheletri nei nostri armadi, troverete soltanto abiti da sera. Se esiste una persona come dottore all'interno dell'apparato dello Stato, mi sai dire tu come faccio a portare le prove in tribunale? E allora a che serve farsi massacrare così? E anche noi. Sempre chiusi in casa, chiusi in macchina. Sempre blindati per non farci ammazzare. Ma perché? È un sacrificio inutile allora. Sai qual è la vera trappola? Pensare ad impostare la lotta alla mafia noi solo in termini giudiziari. È invece anche una scelta politica. Dottore, finalmente puoi entrare. Lo so, il processo, la torre. Le stanze della parte civile per il supplemento d'indagine. Sì, sulla Gladio. Scusami se insisto, penso proprio che dovremmo aderire alla richiesta di questa indagine. Sai, fra i processi politici, questo è il più nebuloso. Ti ripeto quello che ti dissi ieri. Rimandiamo ogni decisione al momento della requisitoria. Siediti. Tu sai benissimo che se noi arriviamo alla requisitoria non abbiamo tempo per fare l'indagine. Facciamo una cosa, me ne vado a Roma a incontrare i giudici che si occupano della Gladio. La Gladio, tanto fumo, niente di concreto. Certo che ai comunisti gli farebbe comodo che ammazzare la torre fossero stati i servizi segreti. Allora? Va bene. Domani telefono io a Roma. Signorina, è da mezz'ora che sto aspettando. Sì, subito, dottore, ma oggi è una tale giornataccia. Oh, mi dispiace, non ce l'ho fatta. Non ho ancora telefonato a Roma.
Vabbè. Prego, dottore. Ho saputo che i colleghi Lo Forte e Pignatone hanno incontrato il cardinale Pappalardo per la storia di Nora Lazzarini nel processo Mattarella. Sì, è così, siediti. No, scusa, mi potevate avvisare. Sai bene che l'unica ragione che mi ha spinto a venire qua in procura è per avere il coordinamento antimafia. Beh, certo, te l'ho promesso. E allora fa che questo coordinamento sia effettivo. Hai chiamato Roma? Mannaggia, me ne sono dimenticato un'altra volta. Anch'io credo che tu debba firmare. Ho bisogno di sentirtelo dire. Ti saluto. Ciao. Ciao. Che succede? Che succede? Non succede niente. E questo è il guaio. Non succede niente. Sono costretto a firmare. E se fosse stato un errore? Quello di staccare il Reina alla Torre Mattarella dal maxi processo? Al contrario, Francesca. Vedi, io comincio a pensare che sia stato l'unico modo perché il maxi processo si facesse. Ci sono dei delitti politici oltre ai quali c'è una soglia che non si può oltrepassare. Ecco. E se tu non la firmassi, questa requisitoria? Sarebbe lo scandalo, sarebbero casini per me, poche ne ho avute. Andare davanti alla commissione antimafia, al CSM, per giustificare. Ho buttato un sacco della spazzatura. Mi viene da ridere. La mafia mi ucciderà e mi renderà giustizia. Però non è detto. Guarda che cosa ho fatto. L'ho messa sotto vetro. Che c'è? Non mi piace. Insomma, lo dovevo sapere dalla radio che vai a Roma. Dottore, spedisco anche questi? Sì, grazie. E poi perché te ne vai? Sei pur sempre il numero 2 in procura. È vero, ma Gianmarco resta il numero 1. No, non mi va di restare, mi sentirei umiliato. Non mi va di fare da copertura a lui e ai suoi portaborsa. Perché Martelli è migliore di lui, di Andreotti che l'ha fatto ministro. Ma ti sei dimenticato che nell'87 è stato eletto con i voti della mafia? Paolo, tu, io, noi, alla lunga siamo più forti dei politici. Oh, ma sei ingenuo, aveva ragione Caponnetto. Non lo so, forse mi sopravvalgo. Io penso che nessun politico potrà cooptarmi. Questa è una sfida. Non sei uno di loro. Quando verrà il momento di decidere, si fideranno di te. Troveranno un altro. Devo andare avanti col mio lavoro. Di qualcuno mi devo fidare. Non voglio né essere marginato né essere ammazzato. Di Martelli mi fida. È una persona che dà segnali nuovi. Mi convince. Il lupo perde il pelo, Gioè. Passo un attimo da Falcone, ci vediamo più tardi. Prego. Che cosa c'è? Ma niente, sai, 2 minuti soltanto, è il solito punto, cruciale per me. Noi diciamo che il super procuratore deve riferire al ministro di Grazia e Giustizia. Questi deve riferire al Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri deve riferire al Parlamento italiano. Ora, a parte che tutto questo mi sembra... La catena di Sant'Antonio. Appunto. No, sto pensando, sai, alle facce dei miei colleghi, li conosco come le mie tasche.
Che bel lavoro che ha fatto Falcone. Ha preso la magistratura e l'ha messa a servizio dei politici. Beh, questa legge ci mette a livello dei paesi più avanzati. Sì, sono d'accordo. Ma io sto pensando sempre ai miei colleghi, i quali diranno che l'Italia è un paese diverso dagli altri, che il sospetto di illegalità, se non di peggio, sfiora anche gli stessi vertici dello Stato. Buongiorno, dottore. Buongiorno. A che punto è la riunione con Falcone? Quella con i procuratori generali? Sì, certo, sono arrivati tutti. Sì, direi di sì, sono parecchi. Ah, ecco, stanno uscendo. A ripensarci, non sono poi tanto d'accordo sul bilancio negativo dei primi due anni di applicazione del nuovo codice. Due anni? Abbassamento del prodotto giudiziario c'è stato. E come? Processi da strada. A questo i politici hanno ridotto il processo penale. Ladruncoli, piccoli spacciatori, prostitute. Ma guarda, io credo per l'una, uno e mezzo, spero di farcela, eh? Ero venuto a salutarla. Ti stavo aspettando. Anch'io sono stato chiamato a Roma, bella città. Ma non certo come la sua Palermo. E al termine di riunioni, discussioni, convocazioni, l'Associazione Magistrati ha indetto uno sciopero nazionale della categoria per protestare contro l'atteggiamento del Presidente della Repubblica Cossiga nei confronti del CSM e contro il decreto legge riguardante la superprocura. Ascolta bene, questo comunicato lo devi inviare immediatamente a tutta la stampa. Dichiaro illegittimo lo sciopero indetto dall'Associazione Nazionale Magistrati perché è uno sciopero che va contro una legge di Stato. Aspetta un momento, non puoi metterti contro tutti i giudici. Sono loro che si mettono contro. Hai capito bene? A tutta la stampa immediatamente. Giovanni, ho i risultati delle votazioni. Cordova 3, Falcone 2, Lo Iacono 1. Ah sì? Me l'aspettavo. Mi dispiace. Questo CSM non smette di stupirci, eh? Sì. Sì, certo, c'è sempre la speranza di un pleno. Te la senti di rilasciarmi una dichiarazione ufficiale? Cercatelo, trovatelo, non me ne frega niente quello che ha lasciato detto, quello che non ha lasciato detto, trovatelo! No, ti ringrazio, ma credo che non farò più interviste, almeno fino al plenum. Prendo io la linea. Se Giovanni tace, io no. Io sono furibondo. Ho già fatto un comunicato. Accusi i magistrati di aver ordito un complotto, una campagna infame contro Falcone. Ebbene sappiano, io non gli darò mai i consensi per Cordova, a costo di finire davanti alla Corte Costituzionale. Per me l'unico candidato alla superprocura è e rimane Falcone. Sì. La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che a distanza di qualche anno aveva vanificato quella del maxi processo. In questo modo la Cassazione conferma il verdetto del maxi processo e con esso la validità del teorema Buscetta. Cosa Nostra è un'organizzazione criminale unitaria e verticistica. Mamma! Mamma! Mamma, ci hanno dato ragione! Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, hai capito, la Cassazione? No, chissà, mamma, come sarà contento Giovanni. Ciao! Buongiorno, buongiorno! Andreotti, arrivavo. A delegazione della Punta Reis. Ah, allora perfetto. Controlla il menù, una cosa eccezionale. Dici tutto possibile. Un mese in lista o quinto posto. Suo, è un voto sicuro. Torno, torno! È caduta anche l'impunità dei mafiosi, dei loro protettori. Bisogna dare tempo al tempo. Muro non muro, chi sta dietro, dottore? Alla P2, a conti segreti in Svizzera, alla mafia politica. Non si arrenderà mai. Io vado alla superprocura, tu al posto di Gianmarco, perché è questo che vuoi. Allora.
chi ci potrà fermare? Oppure sta nascendo una nuova mafia. Una mafia che non conosciamo. Che forse è già nata. Che possiede mezzi nuovi, procedure nuove. Esportano capitali all'estero, masse ingenti di denaro. E questi sai chi sono? Sono i giudici che indagano sullo scandalo del policlinico. Il loro modello è di Pietro, non Falcone. Quando io parlo di loro. Che bravi. Il fatto è che prima di Falcone non c'era nessun modello. Di acquisire nuovi strumenti operativi e di coordinamento. Sto parlando della DIA, della superprocura. Scusaci, Falcone. Veramente la DIA qui da noi fino adesso ha soprattutto interferito indebitamente nelle indagini sullo scandalo del policlinico. E voi denunciate questa interferenza? Ma a chi, scusa? A chi di competenza? Lo sai benissimo, gli uffici competenti portano tutti allo Stato. Appunto. Visto che lo Stato siamo noi, facciamo in modo che questi nuovi strumenti siano usati correttamente. Ma tu, Falcone, di che Stato stai parlando? Lo Stato è uno solo. Sì, ma non si capisce da quale parte sta. Falcone, non ci piace che stai dentro il palazzo del governo. Il ruolo che ricopro è previsto per magistrati. Sì, ma ci vuole il gradimento politico. Falcone, i magistrati non rispondono a nessuno. Te lo sei dimenticato? Invece sì, devono prendersi le loro responsabilità, come tutti. Ah, finiamo! Senti, tutti si chiedono perché il ministro non sblocca la situazione col CSM. Ma siamo sicuri che il ministro ti vuole a capo della superprocura? Prova a chiederlo a loro. Ma che cos'è, un'intervista o un interrogatorio? E tu che ne dici? Io ho fiducia in te e tu hai fiducia in me. Un'altra cosa. Si dice che ti incontri di nascosto con leader politici lontani dai socialisti. Non ti fidi più di loro? Aspetta. Giovanni, un'ultima cosa. Hai dei rimpianti? Sì. Di essere stati a un passo da una svolta, epocale. Ma di non essere riusciti a farlo. Ma questo non lo scrivere. Stai tranquillo. Non scrivo niente. No, anzi, scrivi che si muore quando si è lasciati soli. Quando si entra in un gioco troppo grande. Questo lo puoi scrivere. Ho vinto. Ti do scacco matto. Thank you.
Pronto? Pronto? Sì, sta partendo. Chiassa la rama longa, presto. Va bene. Non so poco, vai, vai. Allora taglio magari sta. Sì, taglia, taglia. Così va bene? Sì, è così, ora si vede meglio. C'è il nodo nell'ultima pista. Oh, Montinari, tu non mi abbandoni mai. E come posso fare? Buonasera. Ben arrivata, signore. Guida lei, no? Sì, grazie. No, no, preferisco sedermi accanto a mio marito. Va bene. Stanno partendo. Scusi, dottore, ma poi che fa? Si ferma a casa? Ma non lo so. Decidi tu, Francesca, che facciamo? Sì, forse è meglio che andiamo a casa. Arrivo. Oh, signore mio. Picchialo piano. Arancia, arancia. Muoviti prematuro. Rocco, risponde! Rocco, risponde! Che puttana! Per favore, ufficiali ed agenti fuori! Chiudi la porta, presto! È morto, dottore. Non abbiamo potuto fare niente. Avete scritto un referto? Sì, certo. Me lo legge, per favore. Sì. Il paziente giunge in arresto cardiocircolatorio e in mitriasi fissa. Presenta una ferita stellata alla regione frontale e alla regione occipitale. Segni di fratture comminute ad entrambi gli arti inferiori. Si intuba il malato, si pratica massaggio cardiaco, adrenalina infracardiaca, senza alcun esito.
dottore Borsellino. Se vuole accomodare di là, se sciacqua la faccia. No, grazie, io sto benissimo. Grazie. Giovanni. Ah, Nino, sai tu? Giovanni è morto. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso. Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. E non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Sono io, mamma. Va bene, ho capito. Stai facendo la relazione di servizio? Ci hai messo anche il mio nome? Sì. Toglielo, io non sono mai stato qui. Ma... Toglilo!